forse più al pubblico, visto che le tribune del Glasgow sono scoperte. Siamo partiti. Ed è in profondità il ritorno di Costanzi, che guarda una trips, ovvero tre ricevitori, e si scambiano adesso i segnali per gli aggiustamenti finali. Ed è proprio Pauletti che va a pescare per il touchdown con il numero 85, Davide Volpi. Quel pallone per Alinovi, che comunque Pauletti aveva messo al posto giusto. Sì. Qui però c'è un tema, Matteo. Anche nella partita di Week 7 Firenze ha concesso tanto al centro del campo. Secondo coach Berassola era una questione di compiti rispettati, non tanto di schemi. Non lo possiamo sapere per l'inquadratura troppo stretta, però. Ci sapere in corso di partita cosa ne pensate, chi sono secondo voi gli MVP. Intanto a Pauletti che va a pescare sul profondo nuovamente Tommaso Finadri. L'esperienza, le mani educate e la leadership del numero 6, perché vi raccontiamo quello che succede davanti ai nostri occhi e cerchiamo di adattarci, ma non è la partita che ci aspettavamo. Invece qui ci aspettavamo la solita affidabilità del kicking team di Parma, che porta sul 14-0 per mezzo del piede di Francesco Diaferia, che trasforma anche questo extra point. Adesso per Firenze inquadrare esattamente il suo avversario, che in questo caso nella persona di Ryan Minniti trova la strada spianata fino alla end zone e poi fa the money move con Guelfi. Sì, di concedere quelle 3-4 yard, ma di impedire, come abbiamo già detto più volte, a Minniti di tracimare. Esce a Bera, Minniti trova lo spazio giusto, 21-0 dopo il calcio di Diaferia, e Parma anche questa volta adesso nel momento del bisogno. Giustamente Firenze con Bryce va a cercare i migliori giocatori, tra cui Gerbino, che segna il touchdown del 21-6. Sì, finta l'end-off su Casati e poi la tiene lui e sfrutta. Comunque sviluppato, porta Gerbino ad una facile cavalcata. Correggimi se sbaglio, Matteo, ma credo che nessun giocatore al di fuori di Gerbino e Fimiani abbia toccato il pallone per quanto riguarda i 3.27 col tempo che corre, la palla nuovamente da Casati a Minniti, salta nuovamente il contain fino al punto di portare Ryan Minniti al touchdown, che probabilmente chiude la partita e consegna molto probabilmente l'Italian Bowl 2023 ai Parma Panthers. Abbiamo visto il presidente Bonvicini esultante, e credo che anche fosse giusto che la... Snap sbagliato, Camorani che deve andare a recuperare il pallone in profondità, e il pallone che sembra non volersi addomesticare. Siamo sulle 40 yard, no, e Dennis Bilkary troverà la gioia di segnare non un touchdown, perché non vale 6 punti, ma di varcare comunque la linea di end zone con il pallone fra le mani. E conoscendo questi Parma Panthers è automatico, ma adesso possono solo guardare al presente e all'andare a sollevare il Johnny Colombo Trophy, perché la partita è formalmente finita con il cronometro che arriva a zero. E ora lo possiamo dire: i Parma Panthers sono campioni italiani in America del campionato 2023. Complimenti ai Panthers, davvero. Percorso partito così, ma che poi è finito in crescendo, merito dell'uomo che abbiamo visto giustamente sommerso dai liquidi del Gatorade che gli è già stato rovesciato addosso, Brian Michitti. Veramente, voi qui avete l'abbraccio con Alinovi, ha saputo conquistare i suoi ragazzi, ha saputo creare il clima giusto, ha saputo anche creare le condizioni tecniche perché, Matteo, tutti quei giovani che hai menzionato si esprimessero nel migliore dei modi, ha saputo creare un collante tra un gruppo di import forte e un gruppo di veterani storici. Veramente un capolavoro da parte di Michitti, di tutta l'organizzazione dei Panthers, a cui non possiamo che fare i complimenti per come hanno saputo gestire questa stagione. E al vento. All you, man. Vanni Belli, il capitano, visibilmente commosso. Lasciamo che le immagini parlino per questo momento, e è venuto il momento per un Vanni Belli visibilmente emozionato di condividere il Johnny Colombo Trophy in versione glass con i suoi, mentre per noi è venuto il momento